Buongiorno, sono Barbara Pozzo e oggi vorrei presentarvi il corso di laurea in giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria. Il corso di laurea in giurisprudenza è stato oggetto di una profonda riforma alcuni anni fa che hanno cercato di modernizzare al massimo questo corso di laurea, che ora come ora offre tutta una serie di percorsi originali che possono essere utilizzati dagli studenti per fare delle importanti esperienze sia di stampo interdisciplinare che di stampo internazionale. Vediamo ora come funziona. Il corso di laurea in giurisprudenza è suddiviso in tre percorsi: quello ortodosso, quello classico, quello che porta all'esercizio di tutte le professioni, e poi sono previsti ulteriori due curricula, uno di stampo economico e uno di stampo internazionale. Vediamo prima quello di stampo economico. Quello di stampo economico è stato organizzato assieme al Dipartimento di Economia e permette agli studenti che si iscrivono a questo curriculum di portare avanti, assieme alle conoscenze giuridiche, anche tutte le conoscenze economiche che possono, in un secondo momento, permettere allo studente che si laurea in questo curriculum di accedere direttamente alla laurea magistrale in economia al secondo anno. Così facendo, il laureato che si laurea in questo particolare curriculum può o fermarsi dopo 5 anni ma avere delle conoscenze specifiche in materia economica, oppure può proseguire e nel giro di 6 anni avere un doppio titolo anche con economia. Quindi in 5 anni ci si laurea in giurisprudenza e poi con un ulteriore anno alla magistrale ci si rilaura anche in economia. Questo è un percorso unico in Lombardia, è sicuramente uno dei pochi che c'è in tutto il territorio nazionale e che è stato molto molto apprezzato dagli studenti che si sono iscritti. Veniamo ora a parlare di quello che è il percorso internazionale. Il percorso internazionale è un percorso che noi abbiamo organizzato con doppio titolo con l'Università di Nantes in Francia. È un percorso che porta ad un double diplôme, quindi ad una doppia laurea con la Francia, intitolata Juriste Trilingue. Quindi significa che chi fa questo percorso unisce le conoscenze giuridiche a quelle linguistiche. Il corso è organizzato in modo tale da permettere allo studente una parte del percorso universitario di svolgerla direttamente in Francia. Il percorso che prevede questo doppio titolo con la Francia è anche finanziato dal nostro Ateneo, in modo tale che oltre alla borsa di studio Erasmus che gli studenti avranno per poter andare all'estero, avranno anche la possibilità di contare su un raddoppiamento della borsa di studio da parte del nostro Ateneo. Recentemente a questo tipo di iniziative si sono aggiunte delle specializzazioni che sono sulla sede di Como in materia di diritto e moda e di diritto e relazioni internazionali, e sulla sede di Varese sono invece su il diritto a nuove tecnologie e diritto e ambiente. Diamo un'occhiata a questi focus che cercano di dare un ulteriore sprazzo di novità e di attualità a quelle che sono le peculiarità di un corso in giurisprudenza. L'idea è quella di permettere agli studenti che si iscrivono al normale corso di laurea in giurisprudenza comunque di avere un particolare dossier su cui verranno annotate tutte le esperienze che loro fanno nell'ambito di questi particolari focus. Ogni focus è caratterizzato da 5 esami fondamentali in cui lo studente avrà modo di impratichirsi con tutte le tematiche che di volta in volta appunto riguardano o specificatamente il territorio e l'ambiente o le nuove tecnologie sulla sede di Varese, oppure la moda e il diritto. In particolare tenete conto che su Como l'industria del tessile è sempre stata molto importante, quindi noi abbiamo cercato di aprire un po' le nostre porte a queste particolari problematiche, e dall'altro abbiamo appunto cercato di lavorare in modo da preparare i nostri giuristi a quelle che sono le professioni nelle organizzazioni internazionali. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci.